questa cosa mi cuore, io un anno che è uscito tutta questa bazzelletta se non con bianco. Stamattina sono uscito alle 6 per fare un servizio con l'autoambulanza per guadagnare qualche 10 euro. Giustamente mi sono trovato con la polizia attorno al palazzo che ci stanno buttando fuori. Svegliati all'alba con le valigie in mano, stavolta le 25 famiglie di via Furnari a Catania, tra via Caronne e via Passo di Aci, lo stabile occupato da anni abusivamente dovranno lasciarlo davvero. Un centinaio tra poliziotti, pompieri e vigili urbani da questa mattina eseguono l'ordinanza esecutiva di sgombero. Il provvedimento è dell'agosto 2014. L'immobile è da sempre inagibile, sin da quando, almeno 50 anni fa, la ditta costruttrice fallì, lasciando il cantiere in stato di abbandono. Da subito però quegli appartamenti mai finiti vennero rioccupati. Da 64 mio padre custode il palazzo, penso non devo pagare neanche l'affitto. Il mobile si deve lasciare, è inagibile, è giusto. Ma che cosa sta succedendo così all'improvviso, c'è lo sgombro finale? E abbiamo fatto delle domandine, abbiamo presentato la Casa Popolare, poi ci davano un appoggio di 250 euro al mese, dicendoci che ci procurava qualche casa, qualche appartamento, magari una stanza, ma non c'è stato mai detto niente. Ma i promessi che ho fatto essendo con gli altri, che cosa sono stati? Sono chiacchiere.